Siamo in tantissimi oggi in questo tempio a salutare Guido, uomo unico, buono e amato nelle relazioni interpersonali, apprezzato e stimato nel suo lavoro, esempio di rettitudine e amore per la natura. È un passaggio dell'omelia di Monsignor Maurizio Nannarone che ha officiato le esequie dell'ex forestale Guido Conti, trovato morto venerdì sera sulla strada provinciale morronese, nella chiesa di Santa Maria della Tomba, gremita da una folla immensa e commossa. Bisogna lasciar scorrere le lacrime, i tanti perché si troveranno nel silenzio e nella preghiera, esortato il sacerdote, rivolgendosi alla moglie Anna, alla sorella Silvia, alle figlie Marianna e Federica. Il corteo funebre partito dal tribunale di Sulmona, dove ieri è stata allestita la camera ardente, poi picchetto d'onore e saluto militare. Posto! Atti! Presente! Il feretro del generale è stato avvolto dal tricolore che ha difeso con la sua professione e la sua vita fino alla fine, ma anche il berretto con la sciabola d'ordinanza e la sciarpa azzurra, unitamente a una foto. Conti viene ricordato come generale integerrimo, uomo sempre proteso alla giustizia e alla legalità. Al rito funebre hanno preso parte anche diverse istituzioni, fra gli altri il cappellano militare Claudio Recchiuti, il generale di corpo d'armata Giovanni Nistri, il procuratore capo della Repubblica di Sulmona Giuseppe Bellelli, il presidente del tribunale Giorgio Di Benedetto. È stato un servitore dello Stato, un servitore dello Stato che ha, come dice la Costituzione, svolto le sue funzioni con disciplina e onore. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa mentre i ricordi del generale raffiorano tra i presenti. Ognuno conserva il suo per sentirlo più vicino perché, come ricordato da Monsignor Nannarone dell'Omelia, Guido è sempre con noi.